Buongiorno a tutti e benvenuti a questo seminario ANCI con AI. Il seminario di questa mattina è il secondo che facciamo in Piemonte e si svolge nel territorio di Novara. Il seminario è uno dei seminari appunto del ciclo seminari ANCI con AI formazione ed è l'occasione per illustrare quelle che sono le caratteristiche, le opportunità inserite all'interno dell'accordo quadro ANCI con AI e dei suoi allegati, oltre che è l'occasione per fare un confronto tra le amministrazioni su quelle che sono le problematiche e le opportunità inserite nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche alla luce delle evoluzioni normative e delle evoluzioni del metodo dei tariffari. Infatti la giornata di oggi prevederà anche un focus sulla tariffazione puntuale, un focus sul metodo tariffario ARERA, oltre che una carrellata su quelle che sono le nuove modalità di raccolte che si interfacciano e con cui nei prossimi anni dovremo lavorare. Quindi è un'occasione non solo di conoscenza di quello che è uno degli strumenti più duraturi e che tra l'altro ha portato a grandi risultati, cioè quello di un accordo tra ANCI e CONAI, un accordo che ormai è ventennale, ma è anche un'occasione per confrontarsi sulla nuova modalità di gestione dei rifiuti con cui dovremmo confrontarci. Nel ringraziare il Comune di Novara, passo la parola all'assessore all'ambiente del Comune di Novara che porterà un saluto dell'amministrazione. Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio CONAI ANCI per essere venuti qui a Novara dopo Torino. Insomma, è un incontro formativo molto importante perché la gestione dei rifiuti ci riguarda da vicino tutti e quindi dobbiamo assolutamente migliorarla sempre nel rispetto della normativa vigente e pertanto davvero vi ringrazio perché siete qui oggi a Novara e non è cosa da poco. Sostituisco il sindaco Canelli che non è potuto venire qui, ma soprattutto sono contenta di essere io qui ad ascoltare, ad imparare, ad apprendere, perché in qualità di assessore all'ambiente devo conoscere quelle che sono le strutture di base, tutte le procedure e la normativa che è a monte, perché non si tratta di raccogliere i rifiuti, si tratta di raccoglierli in una maniera adeguata, di riciclarli, di smaltirli regolarmente in modo da rendere il nostro ambiente più consono a noi esseri umani, perché ci siamo un po' lasciati andare in passato. Adesso è il momento di focalizzarci su quello che sarà il futuro. Non si può più tergiversare su questo. E quindi siamo tanti su questo pianeta, siamo produttori di rifiuti, nostro malgrado, e quindi dobbiamo sapere tutti come gestire questi rifiuti. L'ANCI si è impegnato con gli accordi con AI e quindi questo vuol dire, perché dà supporto a tutti i comuni. Poi ovviamente ogni comune si organizza con i propri consorsi per rendere concreta la raccolta. Anche noi qui a Novara abbiamo attivato la raccolta puntuale in alcuni quartieri che sta dando i suoi buoni frutti. Dovremo implementarla su molti altri quartieri pian pianino per poi arrivare a una tariffazione puntuale. È cambiato proprio il sistema di raccogliere, la mentalità che c'è dietro la raccolta dei rifiuti. Adesso è una cosa molto seria, molto ben congegnata e soprattutto ben strutturata, proprio mirata al fine di preservare questo nostro ambiente e soprattutto per preservarlo alle generazioni future.
l'abbiamo in passato troppo sfruttato egoisticamente. Bisogna pensare anche che nulla resta per sempre, quindi vanno preservate quelle che sono le risorse fondamentali del pianeta, e quindi la vostra presenza qui vuol dire che comunque ci stiamo attivando tutti, comuni, a continuare in questa maniera, per appunto riservare alle future generazioni quel che è l'ambiente. Noi siamo ambiente, quindi io vi ringrazio davvero, vi porgo i saluti di tutta l'amministrazione e sono ben felice di essere qui con voi ad ascoltare e ad imparare. Grazie. Grazie Assessore Armienti, e grazie perché è esattamente lo spirito con il quale ANCI e CONAI hanno immaginato questi corsi di formazione che non sono l'unico strumento previsto in questo accordo. Comunque sicuramente l'ingegner Piatto è in grado di illustrare, oltre a portare il saluto del presidente di CONAI, di illustrare un po' quelli che sono gli aspetti più innovativi di questo ultimo accordo quadro che abbiamo sottoscritto. Non è già. Pronto? Ecco, adesso sì. Grazie Carmelina. Vi porto i saluti del presidente di CONAI, Luca Fernando Ruini, e del direttore Walter Facciotto. I ringraziamenti a Novara per aver ospitato questo seminario che fa parte di un programma di formazione, il quale a sua volta appunto fa parte dell'accordo quadro, è uno degli strumenti dell'accordo quadro ANCI-CONAI. L'accordo quadro, che lo ricordo, è uno strumento a disposizione dei comuni, delle amministrazioni pubbliche, che prevede la possibilità per i comuni direttamente o tramite delega a un soggetto terzo, tipicamente il gestore, di sottoscrivere delle convenzioni con i consorzi di filiera: acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, bioplastica e vetro sono i materiali del sistema consortile, per ognuno di questi materiali c'è un consorzio di filiera, e appunto grazie a queste convenzioni è possibile per i comuni avere una destinazione certa dei rifiuti di imballaggio raccolti in forma differenziata, una destinazione certa per il riciclo di questi materiali e avere un corrispettivo a sostegno dei costi che sono stati sostenuti. Ma non mi dilungo su questi aspetti perché proprio sono il fulcro di questo seminario, la spiegazione appunto delle modalità con cui accedere alle convenzioni. Questo è proprio l'accordo quadro, uno strumento che praticamente ha più di 20 anni, come CONAI abbiamo festeggiato lo scorso anno i 25 anni e l'accordo quadro ha pochi anni meno, ogni 5 anni viene rinnovato, e infatti l'accordo vigente è stato rinnovato ormai un paio di anni fa per una durata di 5 anni e ha altri strumenti, quindi accanto a quelli che ho spiegato, che sicuramente costituiscono il nucleo. Quali sono questi strumenti? Intanto abbiamo la possibilità, abbiamo previsto insieme ad ANCI un budget apposta per i progetti territoriali. Cosa significa? Quelle realtà locali che hanno bisogno di migliorare i servizi, di fare degli interventi mirati di comunicazione, possono chiedere un sostegno attraverso un modulo, insomma attraverso delle linee guida, e avere appunto a disposizione dei servizi per effettuare quello che hanno bisogno di fare sul territorio. Ripeto, si va dalla riprogettazione magari del servizio al piano d'ambito a degli interventi più mirati. Queste sono le possibilità appunto per quanto riguarda i progetti territoriali. Abbiamo poi un bando annuale per la comunicazione locale, quindi specifico. In questo caso si tratta di un bando, c'è la possibilità appunto di trasmettere i propri programmi, progetti di comunicazione e avere in questo caso un sostegno economico, una percentuale rispetto a quelli che sono i costi della comunicazione. Questi sono i due strumenti, ve ne sono altri, c'è la banca dati ANCI-CONAI. Io vado veloce in questa carrellata sugli strumenti dell'accordo quadro perché poi so che sono ripresi negli interventi successivi.
comunque la banca dati ANCI CONAI, grazie alla quale ogni comune può andare a valutare le proprie performance in termini di raccolta differenziata dei rifiuti e soprattutto metterle a confronto con le performance di altre realtà magari simili alla sua. La formazione, appunto, prima della formazione, la struttura tecnica che è istituita presso ANCI e che è appunto un pool di persone che è a disposizione dei comuni proprio per guidarli, per assisterli al di là nelle problematiche di gestione dei rifiuti, normative eccetera, ma anche proprio per assisterli per cogliere le opportunità di cui ho parlato. E chiudo questa carrellata appunto con la formazione. È previsto sempre dall'accordo quadro un budget apposta per la formazione degli amministratori. Grazie a questo budget noi con ANCI abbiamo sottoscritto una convenzione per un biennio di programmi di formazione, di cui in questo programma di formazione i seminari che stiamo facendo su tutto il territorio, in realtà siamo quasi addirittura d'arrivo perché ne mancano ormai credo un paio, forse qualcuno di più. Appunto dei seminari con i quali andare a spiegare sul territorio come funzionano nello specifico gli allegati tecnici, come funzionano gli altri strumenti di cui ho parlato e con l'occasione magari appunto fare formazione anche su altri situazioni, argomenti particolari quali l'introduzione di nuovi modelli di raccolta, la tariffazione puntuale eccetera. Fanno parte di questo programma di formazione anche dei webinar che noi abbiamo realizzato lo scorso anno. Ne abbiamo realizzati 5, uno per ogni allegato tecnico, accorpando gli allegati tecnici dei metalli, e sono webinar che sono ancora a disposizione sul sito di CONAI, quindi è possibile andarli a scaricare e appunto anche con questi webinar andare a vedere come funzionano gli allegati tecnici. Abbiamo organizzato 2 eventi nazionali in questo biennio, uno lo scorso anno, il prossimo è proprio settimana prossima a Roma, ma credo che sia possibile seguirlo anche in streaming, il 14 febbraio, un convegno, un evento dedicato ai temi dell'economia circolare con un focus particolare sui sistemi DRS, quindi sugli obiettivi SUP che in modo diverso ma ci coinvolgono decisamente tutti. Ecco, questi sono gli strumenti di formazione che abbiamo messo in campo e quindi dei quali fa parte questo stesso seminario di oggi. Chiudo appunto citando il fatto che l'accordo quadro, come ho detto prima, vigente è sostanzialmente a metà del suo cammino, uno strumento che ci accompagna con varie revisioni, come dicevo, da oltre 20 anni, ma che in qualche modo sta affrontando una sua profonda revisione, in quanto quello che è sempre stato un accordo tra ANCI e CONAI, ANCI rappresentando il mondo dei comuni italiani, CONAI e i consorzi di filiera rappresentando, diciamo, i produttori di rifiuti di imballaggio, dopo le modifiche alla 152, che in verità risalgono un paio di anni fa, del decreto 116, ecco, cambia un po' la sua struttura, perché questo accordo viene intanto esteso ai cosiddetti consorzi autonomi, cioè quei consorzi che non fanno parte del sistema consortile CONAI. Coripet è senz'altro l'esempio più celebre, ma c'è anche Conip, Aliplast, sta arrivando Erion, Packaging per quanto riguarda altre tipologie di rifiuti. Ecco, quindi non ci sono più solo i consorzi di filiera del mondo CONAI e quindi l'accordo quadro si apre anche a questi nuovi soggetti, oltre ad altre modifiche quali ad esempio il principio dei corrispettivi, che non è più quello di coprire i maggiori oneri ma è quello di coprire i costi della raccolta differenziata. Ecco, queste che sembrano anche modifiche, come dire, magari banali, in realtà comportano davvero un lavoro di grande confronto, perché le modifiche proprio di principio e operative nella gestione delle convenzioni sono davvero, davvero impattanti. Noi con ANCI e con gli altri soggetti stiamo lavorando credo ormai da più di un anno e mezzo, credo che la strada peraltro sia ancora lunga, ma la facciamo
penso di poter dire, ognuno con la sua prospettiva, senz'altro in un'ottica di negoziazione, ma con comunque la passione e l'entusiasmo per arrivare a definire un nuovo accordo che, come quello vigente, possa accompagnare ancora di più i comuni, insomma, in una gestione efficace ed efficiente dei rifiuti di imballaggio e di tutti i rifiuti urbani. Grazie. Grazie a Luca. E sì, quello che è stato esposto sono, come dire, le novità più importanti del nuovo accordo quadro che appunto stiamo applicando e che, come tutte le opportunità, che sono tante quelle che sono state concordemente introdotte, accordo, però appunto sono opportunità che per essere raccolte devono essere anche conosciute, quindi la finalità di questi incontri è anche quella di diffondere le opportunità. Un'importantissima opportunità, ma sarà oggetto poi degli interventi tecnici, non solo quella della banca dati, quindi dell'apertura, della possibilità di un comune di poter verificare le proprie performance e, se vuole, confrontarle con quelle di situazioni locali similari, ma c'è anche un altro tema importante, che è quello della terzietà delle analisi e delle analisi merceologiche, perché, come sapete, dalle analisi poi discende anche i corrispettivi. Quindi, in un'ottica di trasparenza, concordemente abbiamo fatto anche questa battaglia di terzietà a garanzia, come dire, di tutti. E passo la parola al vicepresidente di ANCI Piemonte per un saluto e prima di iniziare le relazioni tecniche. Pronto? Ecco, sì, dicevo giustamente. Buongiorno a tutti. Ieri abbiamo avuto il primo incontro a Torino e oggi siamo a Novara, qui con la mia collega assessore, ma io imposterei diversamente il ragionamento che abbiamo fatto ieri, perché ieri ho, dopo anni di collaborazione con i miei colleghi per costruire questo accordo quadro, ieri ho imparato qualcosa. Ho imparato soprattutto il fatto che il Ministero può fare tante cose, il Governo può indirizzare tutto quello che riguarda le green economy e tutto quello che può essere la salvaguardia dei beni e della salute della gente, ma se non c'è qualcuno, come in questo caso ANCI Nazionale, che si occupa di tutti i comuni e che comuni che poi si rivolgono ai propri cittadini per educarli e per cercare di dare un futuro diverso a livello ambientale, ma anche un'associazione che, come diceva giustamente Luca, da anni si presta con varie battaglie, con varie discussioni, ma sempre in maniera costruttiva, interessata, voglio dire, perché tutto si fa perché naturalmente ci sono anche degli interessi, ma che devono essere regolari e devono essere attribuibili soprattutto ai servizi che si danno. Ieri ho imparato che tutto quello che in questi 10 anni di collegamento per costruire questo tipo di situazione, che dal 2008 legge Ronchi ormai abbiamo modificato più volte, oggi siamo venuti a un quadro che ci dice che stiamo migliorando le nostre potenzialità, stiamo migliorando la qualità dell'aria e stiamo migliorando la qualità del servizio in maniera tale che tutto rientri nelle normative europee, ma poi lo vedrete, io ieri ho avuto il piacere di vedere le slide con il mio collega qui presente, settimana prossima a Roma si diceva sarà una ripetizione molto più approfondita, ma ho scoperto un sacco di innovazioni che in questo periodo si sono aggiunte a quello che è il lato tecnico, quindi sentiremo anche Agata Fortunata, che è la parte, diciamo, più viva, diciamo, delle attività che si svolgono nelle zone, nelle nostre regioni, e quindi questo è un ringraziamento che faccio, perché senza queste due positività forse molta gente non saprebbe come funziona questo mondo. È un mondo importante, è un mondo che
dobbiamo assolutamente consolidare, dobbiamo bypassare tutte quelle che sono le difficoltà tecniche, ma è fondamentale anche che i comuni e gli assessori di competenza si prestino verso i cittadini in maniera tale che quella cultura ci porti poi a ottenere risultati che ci inquadreranno. E oggi devo dire, come si diceva e si ripeteva ieri, l'Italia non è l'ultima, anzi nell'ambito europeo vediamo molte situazioni, ma che oggi, con quello che ho visto ieri e che oggi ascolterete, noi siamo più profondamente addentrati, ecco, nei particolari dello sviluppo di questa situazione. Altri paesi europei hanno pensato bene, lo dicevo anche ieri, di digerire tutto quello che arrivava. Il problema è che poi digerire non significa poi stare bene, perché se le cose non vengono fatte nei tempi, nelle modalità giuste, con i presupposti di incremento, di miglioramento, se ne fa una questione soltanto di da domani, dal primo di gennaio, tutto funziona così, ma tutto funziona così non funziona. Perché dalla carta al vetro e anche alle suddivisioni dei vari prodotti che è necessario smaltire in maniera diversa, ecco, questo è un motivo di crescita dove noi dobbiamo migliorarci, perché da lì possono arrivarne anche, oltretutto, dei benefici, come dicevamo prima, nei confronti dei comuni, perché quei valori che ricaviamo dal recupero dei materiali che i cittadini ci concedono di farlo in maniera giusta, ci permettono anche di valorizzare e di contribuire all'abbattimento, come anni fa si diceva, dei costi di questo servizio. Oggi abbiamo raggiunto un livello che da qui in poi in effetti i risultati si possono vedere. Quindi è importante insistere, è importante continuare con lo stimolo sui cittadini e dico ai miei colleghi amministratori in bocca al lupo a tutti, perché questo ci coinvolge tutti, nessuno escluso, nel risultato finale. Grazie al dottor Mauro Barisone, e nel ringraziare appunto i relatori per il saluto istituzionale, e invito l'architetto Agata Fortunato a sedersi al tavolo per l'apertura delle sessioni più tecniche. Due parole per presentarvi l'architetto Agata Fortunato. La dottoressa Agata Fortunato, oltre a essere lavorare nella città metropolitana di Torino come responsabile dei rifiuti, è anche stata una delle persone che ha partecipato nella delegazione trattante di ANCI alla negoziazione dell'accordo quadro ANCI con AI e alla redazione degli allegati tecnici che, come ha spiegato l'ingegner Luca Piatto, rappresentano la modalità con cui vengono disciplinate le modalità di convenzione ai singoli consorzi di filiera. E quindi sicuramente la persona anche che conosce approfonditamente gli aspetti tecnici di questi allegati. Inoltre l'architetto Fortunato fa parte anche del comitato di verifica e controllo, uno dei due comitati previsti dall'accordo quadro. L'accordo quadro prevede due comitati, un comitato di coordinamento e un comitato di verifica e controllo, che interviene in tutte quelle situazioni di ambiguità, di gestione delle criticità, al fine di risolverle e quindi di poter procedere. L'architetto Fortunato ci illustrerà nel primo modulo i regimi di responsabilità estesa del produttore, che sono assolutamente, come dire, basilari e rivestono un'importanza ogni giorno maggiore, sia per quella evoluzione di cui ha parlato Luca, e cioè il passaggio da un corrispettivo legato per arrivare alla copertura dei costi efficienti della raccolta,
ma anche perché la modifica al 152 ha previsto nuovi regimi di responsabilità estesa del produttore. L'ANCI infatti, penso la prossima settimana o comunque nei prossimi giorni, sarà ad esempio tenuta a esprimersi su regimi di responsabilità estesa del produttore come quelli del tessile. Poi saremo chiamati molto probabilmente a dare un nostro contributo nella redazione dei regimi di responsabilità estesa invece dei produttori di tabacco, dei mozziconi di sigarette. Ecco, quindi, come dire, uno dei temi che sicuramente è opportuno conoscere, sia per quanto riguarda l'evoluzione del mondo degli imballaggi, ma anche per altro. E poi ci illustrerà le caratteristiche e le particolarità dell'accordo quadro e dei suoi allegati tecnici. Grazie Agata. Grazie Carmelina e buongiorno a tutti. Intanto ringrazio sia l'ANCI Nazionale, l'ANCI Piemonte e la città di Novara, oltre che il CONAI, per questo importante appuntamento. Come si diceva prima, è sono occasioni per andare direttamente nel territorio e confrontarsi con il territorio. Io procederò nella presentazione con tre moduli, partendo proprio dai regimi di responsabilità estesa, poi una carrellata generale rispetto al accordo quadro ANCI-CONAI e poi vedremo nello specifico i singoli allegati tecnici. Vediamo. Sì, ecco. Allora, la prima parte di questo incontro di formazione è proprio relativa ai regimi di responsabilità estesa, ovvero quella che è la cornice all'interno della quale si inserisce l'accordo quadro ANCI-CONAI. I regimi di responsabilità estesa sono stati introdotti attraverso una serie di direttive europee, l'ultima delle quali è la 851 del 2018, che va a modificare la direttiva imballaggi. Il principio da cui parte, che viene normato in questa direttiva, è quello sostanzialmente e più comunemente definito del chi inquina paga. Ovvero il normatore europeo ha voluto stabilire e normare nello specifico, anche attraverso obblighi, che ogni produttore di imballaggi in questo caso, ma più in generale anche di beni, deve farsi carico del fine vita di quei beni o imballaggi una volta che questi sono stati utilizzati dal consumatore e sono diventati rifiuti. Nell'ultima direttiva c'è un passaggio fondamentale, oltre, come dire, a ampliare quella che è la platea dei regimi di responsabilità estesa, inizialmente ristretta esclusivamente agli imballaggi, si citava prima sia i prodotti da fumo, sia i tessili, ma anche i RAE, pneumatici, eccetera, per cui oltre ad ampliare questa platea sancisce un altro principio. La gestione del fine vita non è esclusivamente fatta dalla fase di raccolta di quel rifiuto, ma ci sono altre fasi prima di arrivare alla produzione di materia prima. Le altre fasi sono il trasporto di questi rifiuti dal cassonetto del singolo cittadino fino ai diversi impianti e poi tutte le fasi di trattamento che portano alla definizione, alla realizzazione di nuove materie prime e seconde che poi possono essere reimpiegate o per andare a produrre gli stessi imballaggi o beni o per produrre altro tipo di materiali.
Per cui sostanzialmente questo. Questi costi che vengono dovranno essere riconosciuti, in parte sono già riconosciuti e in parte dovranno essere riconosciuti attraverso accordi successivi, sono già pagati dal consumatore nel momento in cui acquista quel singolo prodotto. L'altro principio che viene definito all'interno della direttiva, che poi è stata recepita in Italia da ultimo attraverso il decreto 116 del 2000, che è andata a modificare il testo unico ambientale, è quello di definire una responsabilità fra i diversi soggetti che concorrono all'attuazione e al completamento del ciclo integrato dei rifiuti. Da un lato ci sono i produttori di beni e imballaggi, dall'altro ci sono gli enti pubblici rappresentati dai comuni. In Piemonte i comuni non agiscono in maniera autonoma, ma agiscono attraverso i consorzi di area vasta, quindi in maniera consorziata fra più comuni, che hanno l'obbligo di provvedere alla raccolta dei rifiuti, quindi proprio alla prima fase dopo l'effettiva produzione di questi rifiuti da parte dei cittadini consumatori o delle utenze non domestiche comunque servite dal servizio pubblico. Questa forma di condivisione della responsabilità non è una come dire complicazione, ma è una complessità che assegna un ruolo preciso e puntuale a ognuno dei soggetti e rende armonico quella che è la gestione complessiva. La direttiva europea ovviamente ha una sua vigenza in tutti i paesi membri della Comunità Europea e ognuno dei paesi ha articolato questo principio con delle differenze. In Italia sostanzialmente si è preso atto dell'esistenza già del CONAI, si diceva prima, il CONAI è una istituzione non nuova, ma ha festeggiato già i suoi primi 25 anni. Il CONAI sostanzialmente è un consorzio che aggrega al momento sei singoli consorzi di filiera, ognuno per sei diverse tipologie di materiali di imballaggio, e a questo raggruppa, rappresenta quella che è la responsabilità estesa dei produttori di imballaggio. Il sistema CONAI non è l'unico sistema che esplica e che attua il principio di responsabilità estesa. Si accennava già prima, il testo unico ambientale ha dato la possibilità ad altri produttori di organizzarsi anche al di fuori del CONAI, e quindi sono sorti e sono già operativi altri consorzi autonomi e altri ne sono in formazione. Tutti i sistemi di EPR sono sistemi sussidiari al mercato, questo significa che forniscono una opportunità per le amministrazioni comunali, ma non sono esclusivi, per cui laddove le singole amministrazioni comunali trovano più vantaggioso il ricorso al mercato, ovviamente questa è una opportunità. Qui vediamo rappresentati quelli che sono i sette consorzi di filiera che fanno capo al CONAI e che unitamente al CONAI sono i soggetti sottoscrittori dell'accordo quadro ANCI-CONAI. I sette consorzi di filiera fanno capo a singoli materiali
con cui sono realizzati gli imballaggi, per cui abbiamo Recrea per gli imballaggi in acciaio, Cial per gli imballaggi in alluminio, Biorepac che è l'ultimo nato dei consorzi e si occupa della gestione del fine vita degli imballaggi in bioplastica, Comieco imballaggi in carta e cartone, Rilegno imballaggi in legno, Corepla imballaggi in plastica e da ultimo Coreve imballaggi in vetro. Accennavo prima, sono già operativi tre consorzi autonomi, tutti e tre fanno riferimento a tipologie particolari di imballaggi in plastica. Aliplast attraverso il sistema Pari si occupa della gestione dei rifiuti di imballaggio in plastica, sono sostanzialmente rifiuti, cioè sono sostanzialmente film plastico da imballaggio non primario, infatti difficilmente come dire, lo ritroviamo nella raccolta dei rifiuti urbani. Con i Pecoripet invece si occupano di due tipologie di imballaggi che invece ci ritroviamo nella raccolta urbana. CONIP è autorizzato sia per gli imballaggi dell'ortofrutta, le classiche cassettine nere per l'ortofrutta, e più di recente invece ha ricevuto un'autorizzazione anche per i pallet in plastica, che progressivamente stanno andando a sostituire quelli in legno, soprattutto per l'esportazione di merci. Coripet invece è l'ultimo nato e ha come focus la gestione di una parte delle bottiglie in PET per liquidi alimentari, quindi sia acqua sia bibite. Passo alla presentazione successiva. Nella presentazione successiva vediamo più nello specifico invece l'accordo quadro ANCI CONAI. Il vigente accordo quadro è stato sottoscritto nel 2020 e fa da cornice ai singoli allegati tecnici, ognuno per singolo materiale. L'accordo quadro norma quelle che sono le linee generali di quello che è di fatto un contratto fra l'ANCI in rappresentanza delle singole amministrazioni comunali e l'insieme dei consorzi di filiera che fanno capo al CONAI. Si accennava prima al fatto che il vigente accordo quadro è in fase di revisione per adeguarsi all'ultimo intervento normativo e a più o meno breve, insomma comunque entro l'anno prossimo avremo una rivisitazione. Le due fondamentali differenze che verranno normate e sono in corso di negoziazione sono da un lato la copertura di tutti gli oneri e non solo esclusivamente quelli relativi alla raccolta, e l'altro è l'allargamento ad altri soggetti, quindi non solo ai consorzi di filiera del sistema CONAI. In questa slide vedete, è una slide molto densa, va a rappresentare quello che è il sistema consortile CONAI e quelli che sono i flussi di materia e i flussi economici che portano dalla produzione di materie prime che servono alla realizzazione degli imballaggi fino al loro utilizzo da parte dei consumatori e la produzione di rifiuti nel momento in cui quegli imballaggi non sono più utili allo scopo per cui sono stati realizzati, per cui diventano rifiuti e vengono raccolti, dicevamo prima, dalle amministrazioni
amministrazioni comunali o attraverso i gestori del servizio pubblico, ed entrano poi nel ciclo che porta a riciclare quelle parti di imballaggio che sono effettivamente riciclabili, in modo da essere reimmessi in un ciclo produttivo. Da un punto di vista finanziario, nel momento in cui si acquista un bene unitamente al suo imballaggio, è già compreso all'interno una piccola quota che serve al CONAI per gestire proprio il fine vita, farsi carico quindi di quella che è la responsabilità estesa del produttore. Questa piccola quota di prezzo che viene pagata dal consumatore si chiama, nel caso del CONAI, CAC, che sta per contributo ambientale CONAI, e serve per finanziare tutte le fasi di avvio a riciclo degli imballaggi. Le direttive europee che negli anni si sono succedute hanno fra l'altro definito degli obiettivi di riciclo per il CONAI e più nello specifico per i singoli consorzi di filiera. Nella tabella a destra vedete quelli che sono gli obiettivi per il 2025 e il 2030 e quelli che sono invece i target già raggiunti nel 2021. Per quasi tutte le frazioni di rifiuto di imballaggio, gli obiettivi già al 2025, in alcuni casi anche al 2030, sono già raggiunti o prossimi al raggiungimento. Stenta un po' la plastica, che per la sua caratteristica ha maggiori difficoltà di riciclo, perché gli imballaggi in plastica sono costituiti da polimeri molto diversi, in alcuni casi per rendere più performanti gli imballaggi stessi hanno più difficoltà ad essere riciclati, però insomma si è già raggiunto l'obiettivo al 2025, si sta andando verso quello del 2030. L'accordo quadro ANCI-CONAI è inserito all'interno della cornice del testo unico ambientale che va a normare e va a va a normare proprio quello che è il principio di responsabilità estesa e di responsabilità condivisa insieme ai comuni. I principi fondamentali sulla cui base è costruito l'accordo quadro sono sostanzialmente quattro e qui vengono sintetizzati. Da un lato la garanzia di volumi e destinazione, il CONAI attraverso i sette consorzi di filiera si occupa ritirare i rifiuti di imballaggio in tutta Italia e destinarli all'effettivo riciclo. Garanzia di valore, ovvero vengono definiti i corrispettivi sia per la raccolta sia per il trasporto, anche laddove questo trasporto è reso difficoltoso dalle condizioni, come possono essere le isole, sia quelle maggiori che quelle minori del territorio italiano. Garanzia nel tempo, ovvero i corrispettivi negoziati a ogni rinnovo dell'accordo quadro sono garantiti per tutto il periodo di vigenza e sono aumentati in coerenza con l'inflazione, sono agganciati a uno degli indici inflattivi, nello specifico il NIC. Gestione condivisa, lo si diceva prima, il CONAI e i consorzi di filiera non sono da soli, ma condividono questa responsabilità insieme alle amministrazioni comunali.
Le principali novità dell'ultimo accordo quadro, principali novità rispetto agli accordi precedenti, per cui in parte si è, i diversi rinnovi, come dire, sono andati a consolidare quella che era la struttura precedente, poi di rinnovo in rinnovo sono state poi definite delle novità. In parte sono già state elencate in precedenza, per cui la realizzazione di una struttura tecnica incardinata nel ANCI nazionale, risorse economiche per i comuni ulteriori rispetto ai corrispettivi alla raccolta. Altro elemento di novità è stato quello di stressare o comunque rendere più terzo il sistema delle analisi merceologiche. Cosa sono le analisi merceologiche? Nel momento in cui, poi lo vedremo meglio nei singoli allegati tecnici, il rifiuto raccolto dai comuni viene formalmente conferito in impianti al sistema consortile e che se ne fa formalmente carico, e nel momento in cui questo rifiuto viene formalmente conferito, il rifiuto non solo viene pesato per monitorare e quindi rendicontare anche le quantità conferite dal singolo comune, ma viene sottoposto ad analisi merceologiche per misurare la qualità del rifiuto. Qualità del rifiuto significa andare a verificare puntualmente quanto è omogeneo il rifiuto conferito. Se sto conferendo raccolta differenziata carta, mi aspetto che ci sia solo imballaggio di carta e cartone e che non ci siano frazioni estranee, ovvero plastica o addirittura altre tipologie di rifiuto. Altri elementi di novità è stato il rafforzamento della banca dati ANCE CONAI. La banca dati era uno strumento che già esisteva, ma era un sistema come dire, di rendicontazione interno fra il sistema consortile dei consorzi di filiera CONAI e l'ANCI. È stato creato un portale aperto ed accessibile a chiunque, perché non ha necessità neppure di un di accreditamento, e vuole essere uno strumento ulteriore proprio per non solo conoscere le quantità del singolo comune e i corrispettivi ricevuti per il conferimento di tutte le raccolte separate di imballaggi, ma poter fare anche dei confronti con altri territori simili in modo da come dire, far crescere la performance di ognuno. Altri elementi di novità sono elementi più tecnici. Si diceva prima che le convenzioni fra il comune e i singoli consorzi di filiera possono essere sottoscritti direttamente dai comuni o comunque dai consorzi di area vasta come in Piemonte, ma possono essere sottoscritti da un soggetto delegato che può essere o il gestore del servizio pubblico o in alcuni casi il gestore di un impianto. Ci sono stati degli interventi nell'istituto della delega. L'intervento diciamo fondamentale è stato quello di limitare in alcuni casi la possibilità di delega, e questo a tutto vantaggio dell'ente pubblico, e obbligare il soggetto delegato ad una rendicontazione sia delle quantità che dei corrispettivi ricevuti.
Qui abbiamo la rappresentazione solo per dare, come dire, la dimensione di quanto vale annualmente il contratto fra gli singoli consorzi di filiera e i comuni italiani. Nel 2020 superava abbondantemente i 600 milioni di euro, nell'anno scorso è addirittura arrivato a 700 milioni di euro. A questo ovviamente si aggiungono quei corrispettivi alla raccolta che non transitano attraverso il sistema consortile, poiché i soggetti pubblici hanno trovato maggiore convenienza nel mercato, proprio perché il sistema consortile è un sistema sussidiario al mercato. Qui abbiamo la stessa rappresentazione ma in forma grafica. Faccio solo una notazione sui contributi Corepla, che sono rappresentati con una diminuzione all'anno precedente. Non è una diminuzione in valore assoluto, ma semplicemente perché a partire dal 2019, con l'operatività del consorzio autonomo Coripet, che quindi si porta via parte dei rifiuti di imballaggio prima gestiti esclusivamente dal consorzio Corepla, non sono più rendicontati i contributi economici da Corepla stesso, e quindi in generale non c'è stata una diminuzione. Questa è semplicemente uno screenshot dell'osservatorio raccolta differenziata, che è il portale open della banca dati ANCI CONAI. Da ultimo, si accennava prima, proprio per illustrare alle amministrazioni comunali ma anche ai gestori del servizio e agli altri attori del ciclo integrato dei rifiuti le novità introdotte nell'ultimo accordo quadro, sono stati realizzati questi webinar che sono comunque tuttora fruibili perché online. Passo adesso invece alla illustrazione dei singoli allegati tecnici. Dicevamo prima, l'accordo quadro ANCI CONAI fa da cornice, ma i singoli le singole convenzioni operative con ognuno per ognuno delle filiere di ognuna delle raccolte separate di imballaggi realizzata attraverso la sottoscrizione, cioè dico l'apparato regolatorio è definito in singoli allegati tecnici, ognuno per materiale. L'attuazione del singolo allegato tecnico avviene attraverso la sottoscrizione fra il consorzio di filiera corrispondente e il soggetto pubblico direttamente o attraverso una delega di una convenzione che sostanzialmente è un contratto. In questo contratto vengono definite sia le modalità operative per il conferimento dei rifiuti al consorzio di filiera, sia i corrispettivi alla raccolta. Iniziamo quindi con l'accordo ANCI COMIECO, che è quello che va a normare il conferimento di rifiuti di imballaggi in carta e cartone e frazione merceologica similare. Qui nelle prime slide abbiamo una rappresentazione della evoluzione della serie storica della capacità di intercettazione di rifiuti di imballaggio in carta e cartone, così come conferiti al sistema Comieco. Gli imballaggi in carta e cartone sono andati negli anni in crescita, negli ultimi anni
anni, in particolare anche a causa dell'aumento delle vendite, del commercio online in generale, che ha aumentato anche la produzione di packaging. Qui abbiamo un focus sul Nord Italia. Come vedete, il territorio piemontese ha comunque un'ottima comunque all'interno del Nord Italia, comunque rappresenta una eccellenza come capacità di raccolta differenziata di questa frazione. Qui abbiamo sempre una rappresentazione delle convenzioni con Comieco. Dicevo prima, norme specifiche di questa convenzione, come per gli altri consorzi di filiera, è possibile convenzionarsi ed è possibile, perché i sistemi consortili sono sistemi sussidiari, è possibile anche recedere dalle convenzioni e decidere di anno in anno se aderire al sistema consortile oppure no. La scelta evidentemente è determinata dagli andamenti del mercato e della possibilità di avere un corrispettivo maggiore. Può per garantire agli impianti che si occupano della selezione del riciclo, sono fissate delle scadenze annuali per comunicare per comunicare l'adesione o meno alle convenzioni. Le scadenze sono alla fine di settembre di ogni anno, con decorrenza l'anno successivo, e analogamente non solo è necessario comunicare che si ha intenzione di convenzionarsi, ma è necessario anche comunicare quelli che sono i quantitativi che si ipotizza di raccogliere. Questo serve ovviamente per dare stabilità e programmazione agli impianti che si occupano di selezione e avvio al riciclo di questa frazione di rifiuto. Sono possibili e sono consentite due tipologie di raccolta, la raccolta selettiva e la raccolta congiunta. La raccolta selettiva è quella realizzata presso sostanzialmente le utenze commerciali, perché è una raccolta esclusivamente di imballaggi in carta e cartone. La raccolta congiunta invece è quella realizzata comunemente presso le utenze domestiche e vede, oltre che la raccolta di imballaggi, anche di frazione merceologica similare, tipicamente carta grafica. Le due tipologie di raccolta hanno corrispettivi differenti, e corrispettivi differenti che sono non solo mutuati sulle tipologie di raccolta, ma sono mutuati anche sulla qualità di quello che viene raccolto. Nel caso della raccolta congiunta sono individuate tre fasce di qualità. La prima è quella migliore, e che quindi significa con una quantità di frazione estranea minima. Man mano fascia 2 e fascia 3 hanno delle soglie di accettabilità maggiore, ma ovviamente i corrispettivi riconosciuti sono differenti. Stessa cosa avviene per la raccolta selettiva. In questo caso le fasce sono 6 e i corrispettivi in conseguenza sono anche in questo caso differenti. Come vedete, sia nel caso della raccolta congiunta che nel caso della raccolta selettiva, c'è un'enorme differenza fra la prima e l'ultima fascia. Questa differenza è determinata sia dai costi necessari per riciclare il materiale raccolto, ma vuole essere anche uno stimolo alle amministrazioni comunali a raccogliere in maniera sempre più pulita il flusso.
Vedete, sono già, dicevo prima, di anno in anno i corrispettivi vengono rivisti. Nel 2023, che sono quelli indicati nella parte destra delle due tabelle, c'è stato un aumento consistente, grazie, cioè dico a causa dell'aumento inflattivo. Qui avete nelle due slide che seguono i limiti delle soglie che prima vedevamo solo dal punto di vista dei corrispettivi, quindi sia per la raccolta selettiva che per la raccolta successiva, che è la raccolta congiunta. I limiti di accettabilità sono, soprattutto per le prime fasce, sono molto molto stringenti, ma vogliono essere proprio, come dire, sfidanti, sfidanti. Analogamente per la raccolta congiunta. Oltre alle modalità di raccolta, per cui di soli imballaggi oppure di imballaggi e carta grafica, l'allegato tecnico va a normare due tipologie di convenzione, l'opzione 1 e l'opzione 2, e entrambe con la variante in e out. In e out semplicemente vanno a normare, cioè vanno a definire qual è il punto di misurazione della frazione estranea e quindi qual è il momento in cui viene formalmente conferito il flusso di rifiuto al consorzio di filiera e avviene la misurazione sulla base della quale viene definita la qualità, la fascia di appartenenza e quindi i corrispettivi che possono essere ricevuti. In questa slide è rappresentato una particolare tipologia di imballaggio che sono quelli sono gli imballaggi poliaccoppiati a base carta, che a seconda dei territori possono essere raccolti o unitamente alla plastica o unitamente alla raccolta differenziata carta. Vado ancora avanti, dicevamo prima la convenzione può essere sottoscritta o dall'ente di governo, quindi il comune o il CAV in Piemonte, oppure può essere delegato un soggetto della filiera della gestione del rifiuto, per cui o il gestore della raccolta oppure il gestore dell'impianto. Passo successivamente al allegato ANCI Coerepla, che è quello che va a normare la raccolta differenziata e le convenzioni per le raccolte di imballaggi in plastica. Analogamente come nelle altre come nelle altre tipologie di raccolta, qui è rappresentato quello che è il ciclo di vita degli imballaggi in plastica, per cui dalla produzione dell'imballaggio, il loro utilizzo, la raccolta e successivamente alla raccolta è necessaria più che in altre frazioni di rifiuto la selezione. Perché se genericamente parliamo di raccolta differenziata plastica, in realtà dovremmo parlare di raccolta differenziata di imballaggi in polimeri plastici, perché nella fase di selezione vengono selezionati diverse tipologie di polimeri con cui sono costituiti gli imballaggi in plastica, ognuno dei quali ha un suo ciclo o di riciclo laddove è possibile riciclarlo oppure di avvio a recupero energetico per quegli imballaggi che non sono riciclabili.
Le tipologie di convenzione sono, nel caso degli imballaggi in plastica, 4 e, come dire, sono afferenti a 4 tipologie di raccolta. Raccolta monomateriale, quindi esclusivamente imballaggi in plastica, raccolta da utenze domestiche. Raccolte monomateriale di rifiuti, come dire, del circuito industriale e commerciale, raccolte monomateriale di soli contenitori per liquidi, raccolta multimateriale, laddove viene realizzata una raccolta di imballaggi in plastica unitamente a tipicamente imballaggi in metallo. A seconda delle diverse tipologie di convenzione, ci sono anche diverse tipologie di soglie di accettabilità, anche in questo caso, e corrispettivi conseguenti. Vado subito sui corrispettivi. Ok, sulle soglie di accettabilità e sui corrispettivi. Per quanto riguarda il monomateriale, abbiamo una soglia di accettabilità che deve essere inferiore al 20% e un corrispettivo, qui è già adeguato al 2023, che vale 343,35 euro a tonnellata. Quindi questo relativamente alla raccolta differenziata monomateriale da utenze domestiche. Hanno un corrispettivo decisamente maggiore le raccolte o del flusso C, che sono le raccolte di soli contenitori per liquidi, oppure addirittura superiore quelle identificate nella slide con RPET, che sono le raccolte dove viene intercettato tipicamente attraverso ecocompattatori o anche chiamate macchinette mangiabottiglie di soli contenitori per liquidi alimentari in PET. La raccolta multimateriale invece ha una soglia di accettabilità un po' più ampia, perché tiene conto del fatto che non è una raccolta esclusivamente di plastica, per cui può indurre nell'utente una maggiore facilità di errore nel conferimento, e ha un corrispettivo leggermente più basso rispetto alla raccolta monomateriale. L'allegato tecnico ANCI-Corepla, oltre a definire i corrispettivi per la raccolta, ha anche dei corrispettivi aggiuntivi per prestazioni particolari, per cui il trasporto laddove è necessario e per attività di pressatura laddove l'impianto cui è destinato il rifiuto ha una distanza, come dire, considerevole, per cui diventerebbe antieconomico e ambientalmente impattante il trasporto di materiale sfuso. Come negli altri casi, è importante sottolineare che soprattutto per alcune frazioni e in particolare per la plastica, la raccolta differenziata è esclusivamente mirata a raccogliere esclusivamente imballaggi in plastica e non genericamente, come dire, rifiuti in plastica, e per questo motivo ho riportato quelli che sono gli esempi più classici di frazione estranea che si ritrovano nei flussi di raccolta differenziata. Passo alla illustrazione dei successivi allegati tecnici e
proseguiamo con l'allegato tecnico ANCI-BioRepac, che è quello che va a normare il conferimento di rifiuti di imballaggi in bioplastica. BioRepac è l'ultimo. L'ultimo nato dei consorzi di filiera l'accordo è stato sottoscritto successivamente all'entrata in vigore del decreto 116, per cui è già adeguato alla nuova norma, per cui prevede da un punto di vista dei corrispettivi sia la copertura dei maggiori oneri di raccolta, ma prevede anche un costo per il trasporto in coerenza con gli altri, ma anche la copertura del costo di trattamento. A differenza di altre raccolte differenziate, è una raccolta, quella degli imballaggi in bioplastica, caratteristica, poiché non viene questo tipo di flusso raccolto separatamente, ma viene raccolto unitamente alla frazione organica. Quindi nello stesso identico modo. Come nel caso delle altre convenzioni, anche in questo caso è possibile sottoscrivere la convenzione direttamente, cioè la convenzione è possibile sottoscrivere, cioè dico, può essere sottoscritta direttamente dall'ente pubblico oppure dall'affidatario, dal gestore del servizio pubblico, oppure dal gestore dell'impianto di compostaggio o di biodigestione presso cui viene conferito la raccolta differenziata dell'organico, oppure da un gestore di un impianto intermedio se è il soggetto che si occupa del trasporto del flusso. Qui vedete i corrispettivi, anche in questo caso abbiamo i corrispettivi sono strutturati e sono modulati su tre fasce di accettabilità del rifiuto conferito. In questo caso si va a misurare non solo genericamente la frazione estranea, ma più nello specifico quella che è la matrice non compostabile all'interno del flusso della raccolta differenziata dell'organico. In analogia con gli altri allegati tecnici, i corrispettivi sono differenti a seconda delle fasce di qualità misurate. Anche in questo caso l'obiettivo è quello di stimolare una corretta raccolta del rifiuto. Dicevo prima, è già adeguato l'accordo al decreto 116, per cui c'è una copertura anche dei costi di trattamento. Qui abbiamo rappresentata la misura delle analisi merceologiche, del sistema di analisi merceologiche con cui viene misurato viene attribuita la fascia di qualità. Il numero di analisi merceologiche che vengono realizzate direttamente presso gli impianti di trattamento della frazione organica sono tanto più frequenti quanto più ampio quanto più grande è la quantità di rifiuto conferito. Questo per dare maggiore rappresentatività anche del flusso conferito. Passiamo adesso agli ultimi allegati tecnici, partendo dall'allegato tecnico ANCI-CoReve, che è quello che va a normare la raccolta differenziata di imballaggi in vetro.
Qui abbiamo una rappresentazione dei target europei e di come si colloca l'Italia, che è fra i maggiori ha da un punto di vista della capacità di intercettazione del flusso di vetro e nella fascia alta dei paesi europei. In questa slide abbiamo la rappresentazione delle quattro tipologie di convenzioni che è possibile sottoscrivere con il Consorzio Coreve e del soggetto che può sottoscrivere le diverse convenzioni. La convenzione A è quella relativa al conferimento diciamo diretto o a seguito di una fase di preselezione esclusivamente imballaggi in vetro. Può essere sottoscritto dal comune o comunque dall'ente di governo oppure dal gestore della raccolta delegato dall'ente di governo. Questa convenzione può accedere a tutte le fasce di corrispettivo, dico può accedere perché anche in questo caso la qualità del rifiuto viene misurata, poi vedremo nella slide successiva quali sono le soglie di accettabilità, viene misurato però ha la possibilità di accedere a tutte le fasce di corrispettivo. La convenzione B è invece quella che norma il conferimento diretto di raccolta vetrometalli. In Italia ci sono diverse zone in cui viene praticata questo tipo di raccolta. È una raccolta che, come dire, per sua natura, non dal punto di vista della riciclabilità del vetro intercettato attraverso questo tipo di raccolta, ha necessità di maggiori lavorazioni e quindi per questo motivo viene definita una fascia convenzionale e non può accedere a tutte le fasce di corrispettivo, per cui si va dalla fascia D in giù. Anche in questo caso può essere sottoscritta o dall'ente di governo oppure dal gestore della raccolta. La convenzione C invece è una convenzione per gli impianti e non direttamente per il comune, e infatti può essere sottoscritta dal gestore della raccolta se è anche il gestore di un impianto di trattamento della frazione vetro. Anche in questo caso abbiamo una fascia convenzionale di corrispettivo e nello specifico è individuata nella fascia C e convenzionalmente il corrispettivo non viene riconosciuto su tutto il quantitativo conferito ma sul 90%. L'ultima tipologia di convenzione è la cosiddetta convenzione PAF, anche in questo caso è una convenzione attivabile solo da impianti di trattamento e che sono quegli impianti che sono autorizzati a produrre materiale fra virgolette pronto a forno, ma materiale già direttamente come dire pronto per la fase successiva di produzione di nuovo imballaggio. Qui vedete rappresentate le cinque fasce di accettabilità e i relativi corrispettivi con le tipologie di frazioni estranee che vengono definite per la raccolta differenziata degli imballaggi in vetro. A differenza, come dire, delle altre tipologie di raccolte separate, ha tre tipologie di frazione estranea.
per cui c'è la frazione fine e con delle diverse soglie, no, non sto lì a leggervele, ma sono rappresentate. La frazione fine è sostanzialmente la frazione di vetro che nei diversi passaggi di raccolta va a crearsi proprio perché il vetro per sua natura si rompe e produce quindi nella movimentazione vetro fine. È considerato sopra una certa soglia frazione estranea perché questa, diciamo, polvere di vetro è difficilmente, cioè dico, non ha un suo immediato riciclo. Altre tipologie di frazione estranea che sono identificate nel flusso sono le impurità totali, che possono essere qualunque altra come dire, frazione estranea, il sacchetto di plastica con cui purtroppo spesso viene realizzata la raccolta e che viene scorrettamente conferito insieme agli imballaggi in vetro, oppure gli infusibili. Gli infusibili sono quelle frazioni di rifiuto che possono ricordare il vetro, ma non devono assolutamente essere raccolte insieme agli imballaggi in vetro perché creano problemi in fase di riciclo. Tipicamente gli infusibili sono la ceramica, la porcellana, il vetro ceramica, sassi, eccetera. A seconda delle diverse soglie di accettabilità vedete nell'ultima colonna anche i corrispettivi riconosciuti. Corrispettivi fra la prima e l'ultima fascia vedete c'è una differenza assolutamente significativa. Qui vedete rappresentata qual è a livello italiano la media non della qualità della raccolta differenziata vetro, ma dei corrispettivi come dire ricevuti. Questo è come dire un altro modo per vedere la qualità del rifiuto raccolto. Anche in questo caso le analisi merceologiche il numero di analisi merceologiche è proporzionale ai quantitativi conferiti e ai quantitativi conferiti. Anche Coreve, oltre al corrispettivo di raccolta, fornisce anche un corrispettivo per il trasporto. Ultimi allegati tecnici, allegato tecnico ANCI CIAL. CIAL è il consorzio per gli imballaggi in alluminio. Novità dell'ultimo accordo è stato quello per CIAL di definire un corrispettivo binario. Cosa significa? Cioè una parte fissa. Fissa per tutto la vigenza dell'accordo con un contributo fisso semplicemente adeguato come tutti gli altri all'indice NIC e una parte variabile per le prime due fasce di qualità, parte variabile del corrispettivo che è legata al valore di mercato dell'alluminio. Nella parte alta della slide vengono riportate sia i corrispettivi della parte fissa del 2023 sia il corrispettivo dell'ultimo trimestre, cioè di questo trimestre, della parte variabile. Ho riportato sotto anche il picco che c'è stato l'anno scorso a evidenziare come dire, che in alcune condizioni di mercato la parte variabile addirittura supera quella che è la parte fissa
del contributo. La scelta di questo contributo binario è proprio per, come dire, essere, essendo l'alluminio un materiale che ha un suo valore economico, di dare la possibilità anche a quei territori che più difficilmente, che per la loro dimensione o per le loro caratteristiche hanno difficoltà ad accedere al mercato, di poter utilizzare il sistema sussidiario rappresentato dal Consorzio CIAL, ma beneficiare di corrispettivi, come dire, vicini a quelli di mercato. Oltre alla raccolta, come dire, urbana, CIAL consente anche il convenzionamento per quei flussi di rifiuti che derivano o da trattamento meccanico biologico oppure da intercettazione a seguito di, negli impianti di incenerimento. Qui avete le fasce, le soglie di accettabilità sulla cui base poi sono tarati i corrispettivi, soglie che sono differenti a seconda delle tipologie di raccolta. I metalli difficilmente sono raccolti da soli, ma normalmente sono raccolti o insieme al vetro o insieme alla plastica. A seconda della tipologia di raccolta ci sono anche soglie di accettabilità differenti. Ricrea è l'altro consorzio di imballaggi metallici, e nello specifico sono gli imballaggi di acciaio e banda stagnata. In analogia con gli altri, anche in questo caso abbiamo delle fasce di qualità con relative fasce di frazione estranea consentite, e anche in questo caso abbiamo corrispettivi differenti. Nella parte alta della slide sono riportati i corrispettivi per la raccolta urbana e a seconda delle fasce di qualità. Nella parte bassa invece sono nell'acciaio, come dire, derivante dagli impianti di incenerimento. Il valore del corrispettivo è ovviamente diverso. Ultimo consorzio di filiera è il consorzio Rilegno, quello afferente agli imballaggi in legno. La raccolta differenziata di imballaggi in legno, diciamo, è una raccolta particolare. Nessun comune realizza una raccolta selettiva di imballaggi in legno, che sostanzialmente sono pallet e quindi difficilmente prodotti dalle utenze domestiche, o le classiche cassettine dell'ortofrutta, ma anche queste non sempre vicine al, cioè dico, rinvenibili nella raccolta differenziata. I comuni invece normalmente realizzano una raccolta congiunta, normalmente presso gli ecocentri, di rifiuti di legno, quindi i classici mobili, ingombranti, eccetera, unitamente agli imballaggi. Proprio questa caratteristica della raccolta differenziata non ha consentito di trovare un momento di condivisione fra le due parti, quindi l'ANCI da un lato e il Consorzio Rilegno dall'altro, ed è questo il motivo per cui non è stato sottoscritto l'accordo ANCI-Rilegno, e si è demandata, come dire, la fase negoziale al Ministero, presso cui è ancora in discussione. Io con questo ho concluso i miei moduli e passo la parola adesso per i moduli successivi al collega. Sì,
Buongiorno a tutti. Allora, adesso inizieremo un modulo un po' diverso da quello che ha illustrato sino ad ora l'architetto Fortunato, perché andremo su questo modulo su un excursus sulle normative europee e sulla parte ARERA e un po' su tutte le novità normative dell'ultimo periodo, per cui è un modo per dire, posti gli obiettivi che correttamente diceva l'architetto Fortunato e l'importanza di avere anche questi obiettivi per tutelare anche quello che è l'interesse del comune e dei cittadini, vediamo in che ambito normativo ci stiamo andando a muovere. E iniziamo subito con la prima slide, che è quella, diciamo, che oramai si fa vedere ovunque, dall'asilo alle elementari in poi, la classica piramide rovesciata in cui si inizia dalla prevenzione, la preparazione, riciclo, il recupero e poi alla fine lo smaltimento. È una piramide che si fa vedere sempre, ma alla fine viene attuata molto poco, soprattutto nelle prime due parti. Devo dire che per la prima volta la normativa europea e poi anche il 116 prova a implementare delle soluzioni anche per i primi due passaggi, perché si è capito che se non si riducono alla fine i rifiuti e non si va a incentivare anche la parte del riuso, non si riuscirà a chiudere in maniera virtuosa questo ciclo, ed è anche la filosofia dell'economia circolare. Altro obiettivo fondamentale è quello della riduzione dei rifiuti che devono andare a smaltimento in discarica. Quindi sono in qualche modo questi due gli obiettivi fondamentali, e proprio per la riduzione dei rifiuti in discarica un altro elemento importante che può sembrare banale, ma la parte per cui tutti i rifiuti idonei al riciclaggio non possono andare direttamente in discarica è un altro elemento che va verso i produttori e i riciclatori per andare a trovare sempre di più soluzioni tecniche per evitare che questi rifiuti, anche la parte degli scarti, possa andare direttamente in discarica. E l'altro elemento fondamentale è la riduzione della quantità dei rifiuti urbani che può andare in discarica. L'obiettivo al 2035 è di arrivare al 10%. Altro elemento di novità, sempre perché se economia circolare deve essere, quello che devono circolare sono i materiali, non gli scarti. Quindi oramai non si parla più di raccolta differenziata, ma di effettivo recupero della materia. E quindi questi numeri che vediamo lì, che possono sembrare confortanti rispetto ai numeri che siamo stati abituati ad avere sino ad oggi, come i numeri della raccolta differenziata, sono invece numeri molto molto sfidanti, perché all'incirca, insomma, per farvi dare un'idea, rispetto al numero della raccolta differenziata dobbiamo levare un 10, 15, a volte anche un 20% rispetto a quei numeri. Quindi, diciamo, ci facciamo due conti e capiamo quanto sono sfidanti invece questi elementi. Però questo elemento serve appunto perché, ripeto, se circolare deve essere, noi dobbiamo vedere che la materia rimanga all'interno del sistema. Lo scarto, o c'è prima o c'è dopo, sempre scarto sarà e sempre, appunto, come dicevamo prima, alla fine andrà alla parte della discarica. L'altro leva su cui c'è sia la direttiva europea, quindi anche la normativa italiana, è l'ampliamento dell'obbligo della raccolta differenziata per i singoli materiali. Su questo devo dire che l'Italia già è molto avanti da questo punto di vista, ci sono paesi in cui non si fanno neanche le raccolte differenziate che si fanno qui in Italia. Si è aggiunto l'obbligo per i rifiuti tessili, che di fatti l'Italia ha anticipato al 1 gennaio 22, ed è già in discussione la parte dell'accordo sui tessili, quindi già con i primi consorzi che tra poco quindi noi vedremo in azione. C'è anche l'obbligo per i rifiuti organici, che pure su questi siamo abituati quasi in tutto quanto il nostro paese a vedere, si aggiungeranno anche i rifiuti domestici pericolosi.
e andiamo quindi sulla parte della responsabilità estesa del produttore. Qui la parte si è andata a definire in maniera sempre più importante, non solo sulla parte della prevenzione, ma soprattutto su una filosofia che diceva prima l'architetto Fortunato, che andrà a stravolgere quello che è l'accordo quadro, perché non si va più a una copertura parziale dei costi, ma a un'effettiva copertura dei costi della raccolta differenziata, così come sarà definito da ARERA con un'apposita determina. E quale sarà questa copertura? La copertura perlomeno dell'80% dei costi che sostengono i comuni. Quindi questo è un elemento totalmente diverso, perché non ci sarà più uno scollamento tra quelli che sono i costi del comune o quello che ad oggi viene considerato un contributo che viene dall'accordo quadro, ma un vero e proprio ristoro dei propri costi se rimangono all'interno di quelle che saranno le regole che ARERA andrà a dettare in questo campo. Ma dicevamo, la parte della piramide rovesciata, la parte superiore, anche in questo, io dico finalmente si è trovato anche lo spazio e il modo di regolamentare la parte del riuso, quindi la possibilità di individuare all'interno dei centri di raccolta lo spazio per l'esposizione temporanea di beni usati. Questo era stato fatto come sperimentazione, qui finalmente diciamo, viene normata all'interno del 116. E andiamo anche sulle specifiche della raccolta, perché se raccolta di qualità deve essere, ci deve essere attenzione anche nelle scelte delle modalità con cui andiamo a fare la raccolta. Quindi la raccolta congiunta rimane come una delle opzioni, anche perché una delle opzioni maggiormente utilizzate nel nostro paese, ma c'è stato un richiamo all'attenzione, cioè va bene la congiunta, ma purché non pregiudichi quelli che sono i risultati ambientali, cioè raccogliere plastica e metalli insieme, plastica, metalli e vetro, insomma ci sono vari mix di raccolta all'interno del nostro paese. E ovviamente è importante la parte di informazione agli utenti e viene inserito anche un elemento di cui parleremo poi nel primo pomeriggio, cioè i sistemi di restituzione con cauzione. Altro elemento molto importante che viene inserito nel 116, che in qualche modo stravolge anche sia la parte della Tari sia la parte del conteggio dei rifiuti urbani e quindi anche della raccolta differenziata, è la nuova definizione dei rifiuti urbani. Scompare l'assimilazione, quindi non ci sono più i rifiuti assimilati, ma di fatto si va sulla tipologia del rifiuto, per cui la norma dice che tutti coloro che vanno a produrre rifiuti che sono nell'elenco del 152 definiti come rifiuti urbani, quel rifiuto è urbano, a prescindere da chi lo ha prodotto, quindi sia la parte domestica che la parte commerciale. Quindi di fatto si è andato a un grande ampliamento della quantità dei rifiuti urbani, ma si è andato anche parimenti verso a una possibilità definita dalla norma di uscire dal servizio pubblico. L'elemento importante che sempre rimane è che il conteggio di questi rifiuti deve rimanere sempre in capo al comune, in modo che quelli che vengono definiti come rifiuti urbani rimanga come conteggio unico. E quindi all'interno, ripeto, quindi che cosa va a cambiare è semplicemente la qualità del rifiuto. Questo cosa significa? Significa, dicevamo, un impatto importante per la Tari, perché quindi io come vado a definire le aree che posso sottoporre alla Tari? Le aree che posso sottoporre alla Tari sono quelle che producono rifiuti urbani. È molto più semplice rispetto a prima. Ovviamente reclamo e vi dichiaro di nuovo un'avvertenza. La norma dice che sono tutte quante le aree che producono rifiuti urbani, e bisogna però valutare anche in che proporzione
vanno a produrre rifiuti urbani. Qui ci sono delle sentenze del TAR che confermano questa indicazione. L'avvertenza, ripeto, e faccio l'esempio classico, quello dei magazzini delle produzioni industriali. Ovviamente se abbiamo un magazzino di qualche migliaio di metri quadri, diciamo, l'invito è quello di non mettere tutta la quadratura del magazzino, ma di andare a una proporzione che sia coerente con la produzione di rifiuti urbani che uno immagina possa provenire da un magazzino, che quindi sarà sicuramente di spazzamento, sicuramente di quei pochi rifiuti urbani che possono essere prodotti lì all'interno. Altro elemento, questa è una novità proprio di pochi giorni fa, c'è stato un interpello al Ministero perché su rifiuti ospedalieri in realtà il 116 non andava a dire nulla, per cui c'è stato un interpello rispetto a come dovevano essere considerati i rifiuti ospedalieri. Di fatto il Ministero dichiara che non cambia nulla rispetto a prima, cioè tutti quanti i rifiuti che sono stati definiti dalla norma speciale, che è il DPR 254 del 2003, continuano a essere rifiuti urbani. Quindi tutti quanti i rifiuti che sono stati, tra virgolette, declassati dai pericolosi all'interno di questo DPR rimangono come rifiuti urbani. Rimane la possibilità per gli ospedali o per le utenze che producono questi rifiuti di mandare a terzi questi rifiuti, ma rimane, anche come nel caso precedente, l'obbligo poi di comunicare i quantitativi di questi rifiuti, perché devono essere conteggiati sempre all'interno del conteggio del comune. Dicevamo, quindi abbiamo allargato la definizione di rifiuto urbano, ma abbiamo anche di nuovo chiarito qual è la disciplina per l'uscita dal servizio della parte commerciale. Un'uscita che può essere totale e può essere parziale. L'uscita totale è stata definita in maniera più precisa, cioè la possibilità di uscire totalmente dal servizio. La necessità da parte dell'attività commerciale di presentare la richiesta con documentazione di un contratto perlomeno biennale per tutte le tipologie di rifiuti che va a produrre. Se questa richiesta viene valutata come idonea, la conseguenza è l'abbattimento totale della parte variabile della TARI, quindi mai della fissa, solamente della variabile. Invece, per l'uscita parziale, in questo caso non c'è bisogno di un limite temporale, ovviamente però la richiesta deve essere approvata dall'ente, e qui invece è previsto, la stessa previsione di prima della norma, una riduzione proporzionale della quota variabile. E cosa significa una riduzione proporzionale? Ovviamente questo sta in capo all'ente. Il consiglio personale è quello di andare a utilizzare la procedura che ha fornito ARERA di rendicontazione dei rifiuti portati tramite terzi della parte commerciale. Vi ricordo, ARERA ha determinato che entro il 31 gennaio di ogni anno le attività commerciali devono inviare al Comune la dichiarazione dei rifiuti portati tramite terzi, e il consiglio è principalmente al rendiconto, quindi anche al consuntivo, di prendere quella quantità, proporzionarla con il KD, che è quello del 158 del 99, e misurare con quello lo sconto della parte variabile. Quindi di non andare a fare una scontistica forfettaria, come in molti comuni si va a fare, 10%, 20%, visto di tutti i numeri. Però, diciamo, in questo una proporzione sul KD è sicuramente un elemento importante. Grande attenzione su questa documentazione, perché questa documentazione è obbligatoria, è un modo per i comuni per andare a verificare le richieste di uscita dal servizio pubblico. Questa dichiarazione può essere utilizzata anche per revocare le richieste di uscita, perché qualora uno non dimostri di aver portato fuori rifiuti, quindi quelle richieste possono essere revocate anche ex post, e quindi andare a chiedere la parte che non era stata presa in precedenza.
E tutto questo, l'alto invito è di andarlo il più possibile a chiarire anche all'interno dei regolamenti comunali, in modo da avere, diciamo, una maggior chiarezza sia nel regolamento e anche di proporzionare queste stesse informazioni nel modulo di uscita dal servizio. Quindi modulo di uscita dal servizio, andare a monitorare entro quando si può uscire dal servizio, ovviamente coerentemente con la programmazione annuale. Se quel modulo è completo, se il regolamento è chiaro, poi all'uscita di questo, insomma, uno può avere quindi un impatto che non è un impatto in negativo rispetto alla TARI, o soprattutto non ha un impatto non atteso, perché uno potrebbe avere, diciamo, dei conteggi in cui poi dopo non si trova con la somma dei costi del servizio. Altro elemento, dicevamo, anche i rifiuti che sono gestiti al di fuori del servizio pubblico concorrono al totale della raccolta differenziata. Su questo, vista la modalità che abbiamo visto rispetto alle richieste, un'altra attenzione, perché come avviene poi dopo questo conteggio? Abbiamo detto, da una parte il 31 gennaio le attività commerciali devono comunicare al comune i quantitativi di rifiuti che hanno portato via tramite terzi, ma ci sono altre due fonti che andranno a scrivere sul MUD la stessa quantità di rifiuti, cioè ci saranno i trasportatori che dall'ultimo MUD sono stati obbligati a scrivere questo dato e ci saranno gli impianti finali che identicamente hanno l'obbligo di scrivere queste quantità all'interno del loro MUD, nella parte specifica, quindi nel MUD comuni. Quindi il rischio è che ISPRA avrà non uno, ma tre dati diversi di raccolta differenziata che virtualmente potrebbero essere diversi. Quindi l'attenzione massima su questa dichiarazione del 31 gennaio, perché è comunque uno dei dati che può aiutare i comuni nella raccolta differenziata e potrebbe, diciamo, avere invece delle discrepanze anche con altri dati. Ha detto già prima l'architetto Fortunato, un'altra delle novità messe all'interno del 116 è l'accordo di comparto, che quindi va non solo va a trasformare quello che è l'accordo ANCI CONAI, ma va a mettere sotto un unico cappello sia tutto il mondo CONAI, ma anche tutti quanti quelli che sono i consorzi privati. Questo è legato a quest'altra delega che ha avuto ARERA, perché ARERA, oltre tutto quello che vedremo tra poco, ha avuto anche la delega appunto della determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, che potete capire elemento nodale della discussione poi dell'accordo di comparto. Perché se è vero, come abbiamo detto, che la norma determina che il comune deve essere ristorato dei costi della raccolta differenziata, la norma dice una parolina, che deve essere ristorato dei costi efficienti, così come saranno determinati da ARERA. ARERA, proprio per la complessità di questo calcolo, prima si era data una scadenza il 30 giugno, poi il 30 dicembre, adesso è il 30 giugno di quest'anno. Su questo, diciamo, anche noi siamo in attesa dei primi tavoli di confronto, ma potete capire che è una delle attività più importanti di discussione dei prossimi mesi, perché sarà elemento nodale per capire quanto potrà avere ogni comune rispetto alle attività di raccolta differenziata dei singoli materiali. Non paga di tutto questo, diciamo, il governo ARERA ha dato ancora un'altra delega concernente i costi della gestione dei rifiuti accidentalmente poscati. Anche qui, pur essendo una regione che non si affaccia sul mare, in realtà avrà un impatto anche di questa norma, perché la filosofia della norma che veniva dal decreto Porti è quello di distribuire su tutto quanto il paese il costo dei rifiuti accidentalmente pescati. Rifiuti accidentalmente pescati, che è di fatto un incentivo ai pescatori di non lasciare lì dei rifiuti presi appunto accidentalmente con le reti di pesca all'interno delle loro attività, ma di portarli nel porto e dare poi dopo un seguito di riciclo di questi materiali.
il costo di queste operazioni si è determinato di andarlo a suddividere su tutta quanta la nazione. Ad oggi c'era stato un documento di consultazione e ARERA aveva proposto una per la copertura di queste attività un plus di 3 centesimi di euro a utenza all'anno, che quindi, se confermata, dovrà essere proprio messa nei prossimi PEF e nelle prossime bollette della Tari. Altro elemento di novità, anche questo che è iniziato dal dicembre dello scorso anno, è l'applicazione dei criteri ambientali minimi. Allora, i criteri ambientali minimi non è una novità di oggi, è una novità di parecchi anni. La vera novità è il fatto che sono diventati obbligatori. Da quando sono diventati obbligatori hanno iniziato una rivisitazione di tutti quanti i criteri ambientali minimi e voglio certificare che anche nel nuovo testo del codice degli appalti è confermata l'obbligatorietà dei criteri ambientali minimi. La novità è che con validità dal 6 dicembre 2022 sono validi questi nuovi criteri ambientali minimi per l'igiene urbana. Devo dire che sono molto dettagliati e sono criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta, dello spazzamento, la fornitura di contenitori a sacchetti e la fornitura anche di veicoli per il servizio. Su questo vengono certificati sia i criteri ambientali minimi dei singoli servizi, ma anche vengono definiti i punteggi da dover mettere all'interno delle gare. Quindi qualsiasi nuova gara deve ottemperare questo elemento. Ma non si sofferma solo su questo, perché i criteri ambientali minimi sono andati anche a definire quello che deve essere la percentuale di conformità dei materiali. E vedete che sono numeri e percentuali molto elevate. Queste percentuali, ve lo dico, non sono cogenti per legge, ma sono un livello oltre il quale l'ente appaltatore deve attivare una fase di controllo per poter verificare quali sono i problemi che determinano quell'impurità ed eventualmente andare a determinare dei correttivi nella raccolta, nella comunicazione o comunque nella filiera dei rifiuti urbani. Giusto per ricordarvi perché è obbligatorio e perché esiste una sentenza del Consiglio di Stato che all'interno di un appalto che non prevedeva i criteri ambientali minimi, su richiesta di un altro, di uno che aveva partecipato esterno alla gara, si è andata a annullare la gara stessa. E vi dico, l'altra delicatezza è che l'annullamento può avvenire anche dopo l'assegnazione della gara. Quindi, diciamo, su questo ecco, particolare attenzione, perché si rischia, sapete bene cosa significa arrivare ad affidare una gara, per cui a vedersela annullare subito dopo, diciamo, è un elemento sicuramente di delicatezza. Altra delega data da ARERA, anche questa molto molto delicata sul dibattito attuale, è la definizione di standard tecnici e qualitativi per lo smaltimento e il recupero. Quindi, oltre agli standard tecnici sulla raccolta, ad ARERA è stata affidata l'onere di andare a valutare lo standard degli impianti. Queste due attività, in realtà ARERA oramai le unite in un unico iter, quindi la scadenza sarà sempre il 30 giugno 23. E perché è delicato? È delicato perché appunto chi aveva chiesto questa attenzione sugli impianti? L'aveva chiesta la GCM, che a valle poi di questa modifica del 116, la GCM aveva chiesto in realtà un intervento forte sugli appalti integrati, che la GCM ritiene che la concorrenza nel mondo dei rifiuti spesso sia bypassata da attività o delle società in house che posseggono anche impianti o anche da società quotate in borsa che fanno sia raccolta che smaltimento. Nell'appalto integrato la GCM ritiene che in alcuni casi non si tuteli abbastanza il cittadino, non consentendogli semmai di avere un servizio più economico che potrebbe avvenire con una gara parziale fatta sugli impianti.
E andiamo invece, perché tutto questo, diciamo, sono attività collaterali di ARERA. ARERA in realtà sui rifiuti, quelle che sono le sue competenze specifiche sono quelle che vedete in questi, in questo riquadro. Prima di tutto il metodo tariffario, di cui oramai abbiamo iniziato a fare amicizia, la parte della trasparenza, la parte della qualità, su cui già è entrato in maniera importante con la delibera 15 del 2022, è già iniziato un ragionamento sul contratto di servizio, di cui ARERA ha già inviato una bozza e anche questo è sotto consultazione. L'unico elemento che è rimasto fuori tra gli obiettivi di ARERA rispetto alla delega avuta sulla parte dei rifiuti è la parte dell'unbundling, che è sicuramente uno degli elementi più delicati del mondo rifiuti, ma è un elemento che prima o poi sarà toccato, perché sicuramente andrebbe a facilitare molto la vita degli enti locali circa la lettura dei bilanci che vengono presentati dalle società per la compilazione dell'MTR. Allora, su questo vado più veloce perché volevo arrivare alla parte che riguarda proprio... Allora, qui però un focus, perché il potere di ARERA è un potere molto importante. ARERA è un'autorità indipendente, ha una parte, tre poteri che sono abbastanza unici nel nostro ordinamento, perché ha insieme un potere, appunto, regolatorio, quindi la parte di poter determinare dei comportamenti dei soggetti che operano nel mercato, il potere di aggiudicazione, cioè nel momento in cui ci fossero degli elementi che vanno contro la regolazione può intervenire direttamente con un'approvazione sua del PEF o anche nelle predisposizioni tariffarie, e anche un potere sanzionatorio, quindi nel caso in cui non si ottempera alle direttive di ARERA, sia in termini tempistica sia in termini anche semplicemente di richiesta di informazione, può attivare anche la parte di multe. E andiamo sull'MTR. MTR perché è importante? È importante perché ha determinato una grande variazione rispetto al calcolo della TARE. Prima si andava di PEF in PEF, che si poteva trasmettere anche di padre in figlio più o meno tale e quale. Qui si è iniziato a mettere un concetto. Il PEF deve riflettere i costi effettivi del servizio. Ora, costo effettivo del servizio, semplice a dirsi, un pochino più difficile a farsi, perché è ovvio, il primo elemento è quello, prendiamo il bilancio della società. Il bilancio della società sappiamo bene che non è proprio intellegibile, ecco, dicevo prima, la questione dell'unbundling, se uno prende il bilancio di una società di gestione dei rifiuti, non è che vede i singoli servizi o vede quello che cosa va a fare o quei costi per cosa sono spesi. E infatti ARERA qui mette tre elementi di definizione del costo, cioè il costo deve essere ammissibile, cioè quello che ho speso, l'ho speso per quello che io ho definito il perimetro del servizio, un costo effettivo, cioè certo e verificato, quindi da fonte contabili, ma mette un ultimo elemento, cioè dei costi efficienti, cioè deve essere commisurato a quello che vado a fare. Questo è uno degli elementi più delicati, dico purtroppo ad oggi è tutto delicato, delegato all'ente territorialmente competente che dovrebbe andare a valutare se i costi forniti dal gestore sono efficienti. È indubbio che ad oggi gli elementi di valutazione sono pochi, sicuramente c'è il contratto, sicuramente c'è una conoscenza dei costi rispetto ad altri elementi, ma è sicuramente un onere molto molto difficile. E andiamo alla regolazione tariffaria. Regolazione tariffaria che di fatto con l'MTR2 si è andata a splittare in due PEF che ovviamente poi vanno all'interno di un unico MTR. Da una parte abbiamo la parte della raccolta che va in continuità con l'MTR, quindi abbiamo il gestore che appunto offre un suo PEF e l'ente territorialmente competente che lo va a comporre, e abbiamo invece la parte del PEF impianti in cui invece ci sono i gestori degli impianti e
il soggetto competente, con tutti quanti ovviamente moduli che sono stati poi predisposti da ARERA. Il procedimento rimane sempre lo stesso, il gestore appunto elabora il PEF grezzo, l'ente territorialmente competente, dicevamo prima la delicatezza, valida, cioè garantisce la completezza, congruità e coerenza. Sono elementi, insomma, non di poco conto, perché sono elementi molto delicati in tal senso, perché non si tratta più di vedere se uno ha fatto meno qualcosa rispetto al contratto, ma qualcosa rispetto a un bilancio che viene presentato dal gestore. ARERA quello che può fare, al netto del fatto che sappiamo che nel momento in cui un PEF è approvato è ampiamente valido, può valutare ovviamente la coerenza regolatoria e può approvare o approvare con variazioni. La novità dell'MTR2, e anche questo è una tendenza che è stata confermata nei CAM e anche nel nuovo contratto di servizi proposto da ARERA, va verso tempi mediamente lunghi, cioè qui vediamo un MTR che è quadriennale e, giusto per dirvi, ad oggi gli affidamenti da 3 anni a scendere sono circa il 60% all'interno della nostra nazione. Quindi qui ARERA ha fatto un provvedimento per tirare in qualche modo il mercato e gli enti verso affidamenti che fossero un po' più lunghi di quello che al di sotto dei 3 anni sappiamo bene che non consentono tra l'altro l'ammortamento degli investimenti, quindi cercare un giusto equilibrio tra un affidamento non troppo lungo ma perlomeno sufficiente per avere una pianificazione industriale coerente con gli obiettivi ambientali di cui ci siamo detti prima. Quello che ad oggi è toccato dall'MTR è, tra virgolette, soltanto la parte della definizione del costo, non viene toccata ancora la parte del riparto tra utenze domestiche e non domestiche e la definizione dei CAP. È indubbio che anche questo, nel momento in cui si andrà a una valutazione dei costi efficienti, ARERA piano piano entrerà anche nella valutazione della separazione tra utenze domestiche e non domestiche. E diciamo anche qui un po' di attenzione rispetto a quanto si è fatto sino a oggi, rispetto a quanto si va a parametrare su questa divisione, diciamo, uno io invito sempre a farla per non avere poi dopo variazioni troppo importanti. L'MTR2 va molto in linea con l'MTR1, ma questa è un'abitudine classica di ARERA, va però a mettere degli elementi di novità. Allora, ARERA mette all'interno dei conti dell'MTR, cerca di mettere tutte le variazioni anche normative. Il problema spesso è utilizzare questi parametri all'interno dell'MTR, perché sono parametri comunque complessi, sia rispetto a quanto deve essere valutato, sia poi per il funzionamento stesso dell'MTR. Qui quello che andate ad aggiungere nell'MTR2 sono la parte di valutazione e variazione, quindi costi predittivi rispetto proprio all'applicazione del 116, costi predittivi rispetto all'applicazione della delibera sulla qualità, la 15 del 22, ed è andato verso anche una variazione della parte dello sharing. Tutte queste variazioni sono state inserite parallelamente anche nel conteggio del limite delle entrate tariffarie, andando quindi a rimodulare quelli che sono la parte della qualità, la parte del perimetro, appunto il C116 rispetto a questa variazione. Voglio far notare che la somma dei massimi di tutti quanti i parametri sfora ampiamente quello che è il limite della crescita consentita da ARERA. Questo significa che uno può utilizzare questi elementi, ma ovviamente non tutti come si vuole. Altro elemento di delicatezza che ha voluto chiarire ARERA è sulla parte di sharing. Voglio ricordare che lo sharing sui ricavi, appunto, dell'ANCI CONAI è uno dei due elementi che consentono al gestore di avere il cosiddetto utile d'impresa, perché c'è solamente lo sharing dei ricavi ANCI CONAI e la parte poi degli investimenti.
Visto che su queste due gambe si va avanti, ARERA ha deciso con l'MTM2 di vincolare la scelta dello sharing, perché spesso si è andato verso uno sharing tutto a vantaggio dell'utenza, andando a quindi levare soldi di fatto al gestore, quindi rispetto al suo utile. Ricordiamo che appunto stiamo parlando di più di 600 milioni di euro, quindi diciamo non proprio pochi soldi. Di questo, rispetto al rapporto dati ANCI-CONAI, stiamo parlando solamente di incassi derivanti dall'accordo ANCI-CONAI, stiamo parlando di 11 euro e mezzo ad abitante medio, ovviamente, della regione Piemonte. Quindi anche qui, ovviamente, se uno immagina come sconto in tariffa, immagina uno sconto, diciamo, più o meno di 11 euro, quel che sia. Se lo dà di là, ovviamente devi immaginare una diminuzione diversa. E andiamo appunto al caso di Novara, perché Novara ha avuto approvato il PEF da ARERA proprio due settimane fa, e quindi andiamo così a vedere come ARERA ha valutato quello che il Comune di Novara ha inviato. Già, va bene, insomma, lo voglio dire, se no non l'avremmo presentato. Che se no, non è che siamo a scuola, diciamo, vediamo. No. Però è interessante sia la parte, ovviamente, le scelte che ha fatto il Comune, anche perché appunto sono scelte pubbliche, anche questo è un elemento importante. È importante anche vedere come ARERA approva, perché è vero che ARERA approva, però vedete, qui l'ho messo in grassetto, perché ARERA approva, ma si tiene sempre la possibilità, cioè la riserva, di verificare anche successivamente se ci sono elementi che non concordano con quanto inviato. Cioè, praticamente dice, io per ora approvo perché mi fido di quello che mi avete inviato, delle dichiarazioni, di tutto quanto che sta scritto, però vi ricordo che ho sempre un potere ispettivo, io anche ex post posso venire a verificare. E quali sono gli elementi che ad esempio il Comune di Novara ha scelto di inserire? Quindi ha inserito ad esempio un miglioramento della qualità determinato proprio da un incremento dello spazzamento meccanizzato del quartiere centro, non ha inserito per esempio variazioni del perimetro gestionale, non ha messo nessuna variazione rispetto al 116, quindi vuol dire che non ha immaginato, comunque ritiene che questo onere potesse essere. Il 116 è proprio la normativa di cui abbiamo parlato prima, quindi l'impatto del possibile incremento dei rifiuti e quindi diciamo un possibile incremento del servizio pubblico inerente all'aumento dei rifiuti. Voglio ricordare che l'applicazione di questi termini, cioè tutti quelli che noi vediamo con la C all'interno dell'MTR, sono tutti quanti elementi predittivi, cioè è un modo per riconoscere al gestore in anticipo questi soldi. Se no, diciamo, poi quello che accade, per come funziona il metodo, è che nell'anno A più 2, se c'è un incremento di costo e uno valuta che quell'incremento di costo è appunto coerente con gli obiettivi e con le attività fatte, uno poi glielo riconoscerà, diciamo, nei due anni successivi. Anche qui c'è una, ovviamente la stessa variazione si è fatta anche nel limite, e quindi sempre per la parte di variazione della qualità. Ecco, in questo caso si è scelto uno sharing, diciamo, elevato per incentivare quindi lo sconto all'utenza, quindi si è scelto di dare di più all'utenza e meno al gestore, e appunto ricordando che queste sono quelle come si vanno a determinare, quindi si è determinato che le performance effettivamente erano elevate, ma si voleva dare di più all'utenza, e per cui diciamo ci troviamo nella parte in basso a sinistra, appunto il 66 verso l'utenza. Ecco, questa poi è la conclusione. L'altra parte importante è che in una logica di sostenibilità delle tariffe, comunque nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, l'ente territorialmente competente
ha determinato un valore delle tariffe inferiore rispetto a quello risultante dal metodo. Ha tra l'altro, e questo è l'elemento più importante, meritorio devo dire per il Comune, perché non tutti lo fanno, ha indicato le singole componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria. Cioè, ricordiamo sempre, il metodo è il costo massimo del servizio, per cui si può sempre determinare un costo inferiore a patto che si faccia quello che è scritto qui e che quindi ha fatto correttamente il Comune, a patto, uno, di garantire l'equilibrio economico-finanziario, due, di definire quali sono i costi che si è deciso di non coprire integralmente, o per una previsione di diminuzione di quei costi, o perché si è concordato con il gestore una diversa modulazione dei servizi. Cioè, è importante la trasparenza e la comunicazione con il gestore in modo da arrivare poi a una valutazione complessiva. Appunto, qui anche Arera, ma non perché anche Arera, diciamo, prima lei, poi io, ricorda che appunto i prezzi sono prezzi massimi e quindi, diciamo, valuta la coerenza con tutto, alla fine quindi approva, tutti felici e contenti, diciamo, possiamo andare avanti in questo modo. E questa, diciamo, poi è la tabellina in cui si vanno a chiarire quelli che sono i prezzi definiti per il quadriennio, ricordando che ovviamente poi è possibile andare a rivedere nel tempo, diciamo solitamente nel biennio. Un'altra invece determina di cui siamo in attesa è quella che inerente poi all'incremento inflattivo dovuto all'incremento dell'energia elettrica dello scorso anno, che consentirà probabilmente un'ulteriore revisione, ma qualora, diciamo, il gestore ne ponga gli elementi di necessità. Elemento di novità, dicevamo prima, nell'MTR2 è la regolazione degli impianti. Questo è diventato, già lo era quando l'ha presentato, ma è diventato sempre di più elemento delicato, perché la regolazione tariffaria ARERA l'ha inserita con una definizione che fa riferimento alla normativa già esistente, quindi ha determinato che la regolazione dovesse essere per gli impianti integrati, quindi dei gestori che fanno sia la parte della raccolta sia la parte di gestione degli impianti, ma anche per quelli che vengono chiamati gli impianti minimi, cioè gli impianti che da normativa regionale vengono definiti come necessari al ciclo dei rifiuti e quindi hanno, diciamo, una caratteristica in tal senso particolare. Quello che è capitato è che tutte quante le regioni, a valle della determinazione di ARERA, sono andati a vedere o a rivedere quella che è la definizione degli impianti minimi. E in alcuni casi poi questa definizione è stata utilizzata non solo per la parte ARERA, ma anche per l'espletamento di gare. Ma andiamo prima a cosa ha determinato la regione. La regione in realtà ha fatto una scelta intermedia rispetto ad altre, cioè non ha definito tutto come minimo o tutto come aggiuntivo, ma ha definito come minimo una capacità di trattamento pari al 39% della parte della FORSU e invece ha soggettato a regolazione una capacità di trattamento dell'indifferenziato pari all'85% del fabbisogno, cioè ha fatto una valutazione che è proporzionata in qualche modo al proprio fabbisogno. Anche qui ovviamente si vanno a definire i prezzi massimi, quindi gli impianti minimi, l'elemento importante è che gli impianti minimi, anche solo per la quantità che è stata a loro data come minima, sono soggetti alla regolazione ARERA. Quindi anche qui devono determinare il costo del servizio proporzionato anche qui a quanto può essere derivato dai loro bilanci. Devo dire che non tutti hanno fornito le informazioni. Qui ci sono due deliberazioni di ARERA in cui ha intimato già ad alcuni gestori di fornire i dati, ma non si è accontentata di questo, perché con una nuova delibera
del 17 gennaio 23, in realtà ha intimato da una parte i gestori a fornire i dati, dall'altra anche qualche ente territorialmente competente che non si era mosso per tempo, o per ricordare agli impianti che dovevano inviare i dati, o anche per poi dopo approvare anche in mancanza di questi gli atti conseguenti. Dicevo la delicatezza perché è intervenuta, anche questo un paio di settimane fa, una sentenza del TAR Emilia Romagna che nel caso appunto della regione che aveva definito tutti come minimi gli impianti inclusi nella propria regione e a fronte di un ente che aveva quindi inteso di poter fare un affidamento diretto a un impianto in quanto minimo, il TAR non solo ha annullato quell'affidamento, ma ha annullato anche la delibera regionale perché aveva, a suo modo di dire, quindi del TAR, ovviamente malinterpretato quello che era l'indicazione di ARERA, perché l'indicazione di ARERA è un'indicazione, come dicevo prima, meramente contabile, regolatoria, volta a una determinazione di costo e non interviene sulla possibilità o meno, quindi di variazione del codice degli appalti e sulla tipologia di affidamento che uno può dare agli stessi impianti. C'è già, diciamo, anche TAR Piemonte ciò che c'è, diciamo, una discussione di identico tenore, per cui diciamo anche di questo vedremo, perché ovviamente non si può fare di tutto un erbo un fascio, nel senso che rispetto alle deliberazioni sono deliberazioni ben diverse tra di loro, però avete inteso anche, perché l'abbiamo detto prima, la delicatezza rispetto anche a quanto ha riferito più volte la GCM sulla necessità di concorrenza, per cui tutto questo diciamo va nella stessa direzione. L'importanza della definizione della regolazione degli impianti, ARERA l'ha voluta sottolineare ulteriormente andando a mettere un meccanismo di perequazione ambientale. Perequazione ambientale che quindi significa che i conferimenti in discarica vengono disincentivati e vengono incentivati invece i conferimenti agli impianti di compostaggio e agli impianti di incenerimento con recupero energetico. Quando in realtà è andata a specificare il documento di consultazione cosa intendeva per tutto questo, e per ora nell'indicazione generale nella parte in discarica sono inclusi tutti gli impianti, quindi i minimi, gli accessori, gli integrati, mentre invece per la parte di compostaggio e recupero energetico solo gli impianti minimi, quindi in realtà ha limitato l'incentivo solo a quelli regolati, il disincentivo invece l'ha lasciato su tutti, e su questo diciamo ha fatto la sua valutazione. Vi dico, noi come ANCI abbiamo chiesto di poter dare un incentivo per il compostaggio per chi va in qualsiasi impianto di compostaggio, non solo quelli regolati, perché ci è sembrato un discorso un po' autoreferenziale di ARERA rispetto alla regolazione, perché se no si doveva chiamare perequazione regolamentare ambientale, cioè prima la perequazione della regolamentazione e poi diventa ambientale. Invece così è un po' difficile spiegare al cittadino che se va nel minimo ha lo sconto, se non va nel minimo non ha lo sconto, perché poi diciamo è un po' va sulla statistica. Altro elemento che vi ricordo, che è iniziato anche questo l'obbligo dal 1 gennaio 23, è la parte della qualità. Una volta scelto lo schema regolatorio, ricordiamo da 1 a 4, 1 il base fino al 4 quello più avanzato, c'è l'obbligo dal 1 gennaio 23 di andare a applicare gli obblighi, o anche se si è dal 2 al 4 anche la parte di performance che sono collegate. Queste sono le percentuali di scelta, quindi l'86% dei gestori ha scelto lo schema 1 e con altri numeri vedete gli altri schemi. Lo schema 1, mi pare il terzo. No, mi pare il terzo. Gli obblighi di servizio sono quelli che vedete. Gli obblighi di servizio sono più o meno per tutti quanti gli schemi. Ci sono sicuramente servizi che vanno implementati ex novo. Ricordo anche l'obbligo di pubblicazione della carta della qualità, che deve essere coerente con la delibera 15.
c'è l'obbligo, ad esempio, di un call center anche per la parte tariffaria, un call center H24 per gli interventi di emergenza e l'obbligo di andare a raccogliere gli ingombranti a domicilio. Per quanto concerne le performance, e poi chiudiamo, rispetto a tutte quante le attività obbligatorie, queste sono le percentuali a cui bisogna ottemperare a seconda dello schema scelto di riferimento. Quindi non solo implementare i servizi, quindi risposta alle richieste di attivazione, la risposta rispetto alle attrezzature o anche risposta rispetto alla TARI, ai reclami iscritti, ma bisogna garantire che quelle risposte all'interno dell'anno abbiano queste percentuali rispetto alle tempistiche. Il che significa A, registrare tutte queste tempistiche, 2, avere attenzione anche rispetto a questi elementi. E con questo chiudo e vi ringrazio. Allora, grazie. Con questo intervento si conclude l'intervento della mattinata, poi riprendiamo, adesso appunto allestiamo per chi è presente un piccolo spazio, diciamo, di ristorazione, e poi riprendiamo invece sempre con l'ingegner Iacotucci per quanto riguarda le innovazioni e i nuovi sistemi, diciamo, di raccolta separata. Dal momento che abbiamo terminato un pochino prima, iniziamo invece che alle 14, alle 15:30, in maniera tale che così possiamo, come dire, anticipare. Grazie ancora. Ah, scusate, ho sbagliato, volevo dire alle 13:30, non, scusate, ho sbagliato.